Salve a tutti ragazzi! Che sta succedendo? Non vedo niente. Stiamo giocando, forse non si vede. No, io non vedo nulla. Comunque, giocheremo in due a questo gioco che è... Io voglio essere... Crystal, Allan. Io voglio essere Allan, a te chi piace? È uguale. Vuoi... Bruce, dai, tu sei Bruce. Io c'ho un bestia qua. Dove... Ok, allora vado su. È mio. Userò il paintball. Quello è il migliore. Dovresti provare anche le altre due. Io ormai le ho provate tutte. Posso dire che questa è quella che mi piace di più. Ma magari sparo abbastanza bene. Hai fatto dolore. Io penso che il gameplay lo faccio con lui. Allora, questo è un bel giochino, però in realtà non ridà molto l'idea della difficoltà da fuori. Però lo sì, potremmo sembrare deficienti a morire in alcune circostanze, ma sì. In realtà la differenza è bella tosta all'interno, eh. Qui sembra tutto 2D, veramente bidimensionale. Invece non lo è assolutamente. Ti sputano in faccia roba e tu devi pure evitarla e schivarla, e questa è la prima ondata, diciamo. Non è difficilissima. E ho già fatto un paio di cappelle, potevo prendere un pesce dorato che non ho preso e questo comprometterà il mio punteggio. 5550 per un totale di 8150 e il 100% dei pesci uccisi, tranne quello dorato che non è un pesce un bonus. Io ho preso una carpa grossa. Per il prossimo round penso che prenderò la torretta. È mio. Non vuoi vincere. Non ancora. Non ancora, ma presto. Tra qualche mesetto mi sarei. Romperai un bel po' di palle. Come tutti sapete, i border collie sono cani da difesa molto aggressivi. Oh, credo di aver fatto 100%. Addirittura. Suppongo. 21.000, 22.000, io non sto guardando, ma se hai fatto la modalità party? Sì. Quindi finché non muori praticamente tocca. Non lo so come funziona onestamente, è la prima volta che la faccio, perché la prima volta gioco con qualcuno. Comunque penso che stavolta prenderò i rockets in modo che non debba preoccuparmi troppo dei gabbiani infettivi. Io faccio, te la faccio stancare questo. Lo scopo della vita è proprio quello, stancare il border. Non ce la fai mai. Ma tu non sai che crapata ha preso su una mensola uno dei primi giorni che non lo so. Poi ho pensato che l'ho ucciso, l'ho appena preso ed è morto. Invece si è rialzato più allegro di prima, laddove io probabilmente sarei dovuto correre al pronto soccorso. Ma veramente ho sentito il crack delle vertebre contro l'immobile. Ah, vedi, i missili quindi fanno secco. Qualche abbiamo? Guarda qua, ecco. Come dici? Niente, stavo pregando. Hai preso tutte e tre le carte però? Penso di sì, ma... Le Golden Carps 3, infatti da 1000 punti a carpa. Cioè, il 64% di caos. Però ho fatto il 97%, avrei dovuto fare 100. Sono stato una merda. No, ma era facile fare 100 sto giro. Quasi quasi prendo un medikit perché mi sono rigenerato. Infatti conviene arrivare tipo alla settima all'ottava. Ah, io se ci arrivi con tutta l'energia alla settima all'ottava, beh, sei un padre eterno tu però. Io sento delle cose pelose in mezzo alle gambe mentre gioco. Vieni qua cane. Tutto ciò non contribuisce a migliorare la mia concentrazione. È quasi pari. Ma perché troia? C'è un cane peloso. Ah, toffo! Allora, ragazzi, piccolo consiglio: se avete un cucciolo, non giocate col cuore. Perché veramente è incredibile. Hai fatto un ottimo punteggio. 86% ho fatto la merda. Il vero gameplay è Red che riesce a tenere fermo toffo. Si è stancato con il cuore. Vabbè, la passeggiatina l'ha fatta. Un po' di tira e molla l'ha fatta. Te lo lascio. Non è un soldato addestrato, cioè non è uno dei soldati addestrati di Arma 3 sicuramente. Bra. Sono già stanchi.
No, l'ho stancato semplicemente non dandogli la corda. Madonna che stai evitando, aia. Però devi puoi evitare tirando. Hai messo una cosa un po' più distante. Tocca a me, quindi l'arma è sempre questa. Ok, l'arma, una volta che scegliamo l'arma è sempre la stessa. E io sono molto skillato in realtà. Devo prendere tutte le carte. Ho già perso una carta? No, la carta no. Ma ho perso un pesce. Sto cercando di mantenere un punteggio divino, ma... Guarda, io al tipo quarto round ho fatto schifo, quindi se mantieni una buona media mi batti. Però il boss, te lo dico, è infernale. No, l'ho visto che era tremendo. No, quando sei dentro fa più paura, te lo dico io. 96% perché ho, mi sembra, evitato un pesce soltanto. La mia torretta omicida. Sto giro non mi prende. No. Bella! Oh, ma quanto ti odio! Fanno spendere soltanto colpi alla mia torretta questi cazzi matti. Capito, però cambia l'ordine delle bestie. Da poco arrivano bestie che nei primi round non ci sono. È ancora la pressione molto alta nel fucile, ma fanciufolo. fanciufolo. Devo prendere quelli per il semplice fatto che salto. Oh, ma ce ne stanno! No, coccodrillo, no! Coccodrillo, no! E beh, ragazzi, voi magari da fuori non vedete bene, ma io ve li vedo arrivare in faccia. Ma papà, chi è che urla? 97%, ho evitato uno solo. Gravissimo. Torreccia sta zero, mai di torreccia. Anche perché non ho perso vita. Beh, sei stato caparbio, si dice. Con cazzo. E non ha sparato sto merdo! Adesso vedete, sta giocando a uno dei migliori shooter per PlayStation VR e si sta preparando a giocare il peggiore. Quelli ti conviene lasciarli, quelli esplosivi, così quando ci sono pesci li fai saltare. Non ho ancora capito bene come. Bella donna, vedete, si sta facendo dei gesti. Schiva con un ninja. Porca miseria, l'hai tirata! Loro deve tirare. No, l'ultimo. Se ho perso pure una carpa dorata, no. Okay. 31.000, però questo l'ho fatto veramente male. Mi sa che devo riprendere un medikit assolutamente. Preso un sacco di danno, comunque sono stato pure io male a questa. Ora devi stare attento tutto l'anno perché è quello decisivo. Ma fanciufolo! Bravo! Bravo, che belle sorprese! Occhio! Bella! Allora, qua cominciano ad esserci coccodrilli grossi come barche. Se non mi sentite è perché sto cercando veramente di mantenere... Bastardo di figlio di bastardo! Come una carpa al fiume. Vediamo un Redez particolarmente competitivo. Sono già stressato. Sono 86. Sei fedele però a questo punteggio qui. 86%? Deve essere vero. Oh, bastardi di pesci. E vaffanciupolo. Mamma mia, bello Redez che persevera negli squat. E io non sono andato in palestra oggi, giusto? Perché non ho fatto allenamento stamattina, tra l'altro concentrandomi molto, quindi molto troppo. Qualcuno in qualche video ha notato i miei polpacci, non si tratta di un allenamento particolare, è un allenamento da persona leggera. Porca sottola, che stavi dando? Stai... Oh! Ah! Oh!
Discoli! Bello! Madonna, mi sei lontano toccato sto cielo! Porca di quella! Non vedo più un cazzo! Non ti hanno toccato la faccia, tu ci vedi! Oddio, ho sudato tantissimo! Beh, è un gioco che ti fa sudare, tra l'altro lo dicevamo anche nella nostra recensione. Mi si è allargata la maschera, non vedevo più niente. Non so nemmeno io come ho fatto. Però sei stato molto bravo. Devo dire che sei sopravvissuto a qualcosa di... Ho fatto degli squat compresi di obliqui. Vieni pure tu, Adesso al cospetto del boss e con la torretta, che forse questa volta è stata una scelta. Merda. Non vedo un cazzo! C'è la pressione bassa, questa c'è la pressione bassa. Porco Giuda, sono morto? Sì. Cazzo. Ma perché non mi si ricaricava la pressione? Vai un attimo. Vediamo. Mi sa che mi hai battuto perché tu stai di più 79, infatti. Ok ragazzi, questa è stata una bellissima sfida fisica, molto fisica. Io sono stanchissimo. Però la prossima volta vedremo Redez alle prese con un gioco horror. Tu ne hai fatti 82.490. Ma hai battuto poi di molto, Hai preso due carte in più di me. Allora, infatti sono 3.000 punti in più, più o meno sono quelle. Ragazzi, ci vediamo al prossimo Gameplay con un gioco bello e spaventoso. Però Toff, ti devi levare dei culi. È l'inferno. È un inferno, capito? È vero o no?